odiare il mondo, che è una merda, con me, cazzo. E la 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 la, basta. Oh, ma c'è tutti quanti, ragazzi. No, niente, stavo guardando a quanto la scuola non servisse a un cazzo. Basta! La Gelmini, chi cazzo è? Chi cazzo la conosce quella puttana di merda? Ciccio Hardcore. Hashtag Ciccio Hardcore. Iniziamo col primo hashtag. Cioè, sarà una bella carrellata. Guarda cosa ero costretto a comprarmi io. Guardate a cosa cazzo ero costretto a comprarmi. Matematica punto rosso. Con matematica in inglese. Non bastava la matematica solamente, no, con l'inglese. Coglioni! Io ero sempre là a vedere cifre smisurate. 300 euro di libri. Cosa? Ma anche i cellulari costano così tanto. E io i cellulari li uso. Benvenuti in questa nuovissima puntata di Ciao Versus Mondo. Contro la merda di scuola. Basta! Chiudiamo queste cazzo di chiamate, eh! Partiamo dal preludio. Come sappiamo già, la scuola inizia a settembre. La gente morta di caldo è contenta di andare a mare, è costretta a tornare in quel tugurio. C'è un piccolo problema però. Non puoi usare i pantaloncini. Perché sapete, no. È porno. Come no? Non sapevi? Come no? Avete detto per quando nell'età di Mussolini già vedere caviglie era porno? Quello. Quello! Che cazzo di era siamo? Siamo nel 2017! Avete presente questo il vostro culo? Ecco! Ecco! Però la ragazza che prende due e magari è carina con l'abbellico di fuori, allora va bene! Guarda caso dove farsi va a parlare sempre di donne! Per cambiare topic, visto che magari le donne si offendono, possiamo parlare di quanto gli handicappati vanno avanti con la scuola? Allora io ne avevo uno in classe. Sono sempre odiati. Io ne avevo uno in classe. Ma tutti ne hanno uno in classe. È come la sorpresa delle patatine. C'è sempre delle patatine. Intanto chiamalo bimbo speciale. E non Down. Ah no? Nei miei format si chiama bimbo speciale. Non Dr. Jekyll Mr. Hyde. No. Ma parliamo dei bimbi speciali. Io avevo un bimbo speciale nella mia scuola. Mi ricordo che nessuno si sedeva accanto a lui. Ora, io ero il primo a non sedermi perché... Non perché era... un bimbo speciale, ma perché non mi ritrovavo mai in discussione con questo ragazzo e non sapevo di cosa parlare, se non di scuola o di cosa mangiava a casa, e non sto scherzando. Pure, wow, pure a me parlano di cosa mangiavano a e casa. E che cazzo devo parlare? Per forza di mangiare, cosa fanno nella vita loro? Quanto li capisci? Un giorno entra questa professoressa e dice, e facendo casino, ragazzi, perché non vi siete accanto a noi? Sì, perché tu vedi iniziare nel banco qua e tutti attorno. Tipo era il vulcano. Che ha fatto questa professoressa? Si è azzardata. No. Ripeto, si è azzardata. Ha preso il registro, l'ha aperto, ha preso la bella penna pronta a scrivere tappo. Come? La classe non accetta di sedersi accanto al nome della persona, del bimbo speciale. E ogni... perché poi sai, registro là, ogni professore... Una nota leggendaria a tutti. Sì! E poi è entrato una professoressa del cazzo, entra... E il silenzio, perché questa qua ovviamente la classica severa in cui quando entra si stessa il silenzio. Non dirmi che l'ha letta e mi ha sgridato. Cosa? Non dirmi che l'ha letta e mi ha sgridato. No, lo fa così, ancora peggio, entra... Legge, sta buttando in merda che era più severa della Madonna, mi stava il cazzo. Guarda. No, ma bravi ragazzi. Io pensavo... Sì! Bravi ragazzi! Esatto. Io non ci sto accanto ai bimbi speciali. Ma non perché sono down. Forse assolutamente sì. No. Non parli di niente con loro. Di che parli di mangiare. E vabbè, pure lo fai a casa. Non solo avete annesso la parola speciale in mezzo al nome, ma di speciale non avete nulla. Io devo essere sincera. Allora, YouTube è un posto in cui la gente può dire quello che cazzo vuole. E io dico che voi di speciale non avete nulla. Chiudiamo sta parentesi enorme e mandiamo tutto a fanculo.
Adesso andiamo al lato dentro la classe del 2017. Professoressa, posso andare in bagno? Devi fare una sfera di Trunks quando alza quella di Freezer. Posso andare in bagno? No. Poi la domanda, perché no? Perché no? Ora, io mi spiego, perché nel ventenne di Cristiano, anzi avevo 18 anni, ero costretto ad alzare la mano e chiedere, professoressa, posso andare in bagno? Se nell'ora di inglese devi chiederlo in inglese. Ma che cazzata è? Ma se sto andando in bagno in inglese, Marrino? E se sei in quella di matematica, vesciga meno piscia quanto fa, puttana! Ragazzi, may I go to the toilet please, lo so ancora oggi. May I go to the toilet please. Ma dove siamo? Sì, ma porca puttana, io mi alzo e vado quando cazzo voglio. E poi quando tu scrivi nei banchi là, ma tu che fai a casa, fai così? Ma casa non è, intanto casa è mia. Il banco non è mio, la scuola non è mia. Uno, due, a casa non alzo le mani, quindi posso solo che cazzo voglio a casa, quindi è tutto diverso. E poi devo senza dire, posso andare in bagno? No. E poi gli chiedi, perché no? E loro, perché no? Dammi una spiegazione, non sai nemmeno fare il tuo lavoro. Devi ascoltare la lezione. Sì, ascoltare la lezione, quella che non sapevo, che non sentivo mai. Merrino, parli con tuo compagno, cosa ho detto? Assolutamente niente, ha detto. Non mi passa per il cazzo la lezione, ti piaceva una risposta buttata in merda. Ma poi alcuni dicevano, perché sto spiegando? E tu, ma sì, io sto pisciando. Esatto, sì, così. Sto spiegando, io piscio per terra. Che poi, questo penso lo fanno in modo che quelli là che magari non vogliono studiare non escono fuori sempre, no? Ma se non escono fuori sempre vengono bocciati facile, a meno che non c'è la cosa che tutti vengono promossi, come ogni merda di scuola. La scuola insegna come comportarsi nel mondo del lavoro, come educazione, le grammatiche, le cose, no? Cioè esistono le scuole private che tu metti una somma totale di soldi e ti garantiscono che non ti bocciano. Quindi questo è già un hackerare il sistema, già dalla scuola. Quindi tu già stai capendo che se tu metterai soldi andrai avanti sempre. Ma come? Dov'è la scuola di una... Dov'è? Dov'è l'umanità? Dov'è? Ragazzi, avete pagato 2000 euro per iscrivervi, ok, però adesso c'ho delle tasse mensili, però tranquilli che qui noi vi aiuteremo. Non possiamo dire che siete promossi perché ovviamente sarebbe troppo da pezzi di merda, perché sapete, in Italia la scuola fa un po' schifo, però tranquilli che siete tutti promossi. E ci vanno ovviamente tutti bestia, quelli che dicono di non avere soldi e poi ne hanno miliardi. Io non so come cazzo fanno in Salli, se tu sai, i Damarri o come cazzo li chiamate voi, hanno sempre soldi. Non so se tu lo sai stare qua. Hanno sempre soldi. Quelli con lo crocifisso qua, soldi assicurati. Io mi sono stancato! Un sistema che non funziona! Come la faresti tu la scuola, Ciccio? No, non conviene. Non apri questo discorso. Intanto per me, elementare di 5 anni, 3 anni, medie, per me non dovrebbe esistere. Superiori, massimo 4 anni. Massimo. Senza esami. Esami non servono a un cazzo. Vai là, dici due minchiate del programma e te ne esci. Che cos'è concluso? Io ho scordato tutte le cose che ho detto all'esame. Ma perché lo so? Non so più niente! Dovete smetterla! Hashtag la scuola fa schifo! Questa è la sacca dei bambini, mi lascia per il cazzo, io la metto qui. Poi un'altra cosa che mi dà fastidio. La devi per forza pensare come loro. Per forza! Mi dà fastidio questa cosa. Dove siamo? Al Medioevo? Allora ragazzi, oggi parliamo della morte, perché sì, nelle mie classi si parlava sempre di morti, di persone che morivano. Cosa ne pensate voi? È morto perché questo, ho detto, guarda, questo è stato, è morto perché sì, ha fatto la cosa che ha istigato a quello a ucciderlo, però sai, poi uno va sempre in ci trova un discorso. Esatto. No? No! No, loro devono sempre trovare quel punto a loro favore, sempre. Tu non puoi dire, no, perché è sempre quello. È come Mario Kart, tu cadi, ti metto in carreggiata. Tu cadi in carreggiata, la nuvola che ti piglia. Voi siete quello, buttare di merda. Vi lamentate che oggi i giovani di oggi hanno futuro?
È vero, fanno odiare tutte le materie. È colpa? Ciccio, se non è una cosa divertente questa cosa. Vai. Allora, non so se anche a te succedeva questa cosa. Sicuramente è successa, sicuro. Per esempio, io dicevo alle mie professore se a me non piace leggere, no? Oh, questa qua mi faceva sempre leggere, mi voleva sempre far leggere. Lei aveva la cosa del tu devi farlo! E io le dicevo sempre no! I bambini. Ed era considerato ribelle. Ah, certo! Sì, certo! Certo! Perché faccio video. Che fai? Con i video non impari. Non imparo. Vieni qua. Che ti renderizzo Instagram minchia in full HD. Puttana! Vieni da sta puttana di merda. Io alle medie avevo un professore di tecnologia. Questo qua mi fa... Mi interrogava sempre perché sapevo che lui era molto severo. Lui era il cazzo, entrava silenzio in classe. Allora, oggi interrogiamo. Com'è che ogni giorno mi interrogava sempre me? Nonostante avevo sempre... Sapeva che andavo male, io mi interrogavo ogni volta. Allora, Michalizzi. Interrogato. Burbero. Presente. Limbo Calypso. Presente. Merrino. Lui sapeva che non studiamo un cazzo. Un giorno mi fa... Merrino, dammi il diario, non ce l'ho qui. Ah sì? Allora, pilla il tuo zaino e si fa canto tutto davanti a me. Io l'ho preso... C'è la merda dentro. Non ce n'è. Ok. No! Non è ok! No! Che cazzo mi minacci? E davanti a me, che dove siamo nel nazismo? Nel fascismo ti fa vedere le cose che avevi? Che cos'è? Ti ricordo di nuovo, butto figlio di puttana di merda, cioè che muori adesso? Che è la scuola! E tu da insegnante fammi piacere la madre, no odiarla! Coglione! Allora apri gli occhi azzurri e spero che ti arrivi sto merda di video. Che mi ha fatto passare questi di qua! Tecca! Situazione in tecnologia! Coglione! Il bavo da seta! Che cosa sono queste cose? Hashtag bago da sedere. Io perché non racconti che la maledizione di Croix 89 ce l'avevi pure con quella di... Allora, prima un piccolo regalino della regia. Sapete che sono conosciuto come il fratello di Marco Merino, non come Francesco Merino persona lecita. Marco Merino, a volte mi fanno, ah, il fratello di Marco Merino, ma come si chiama? Boh, chiamami la foto, ok. E quando sei il fratello di Marco Merino, io sì, come mi chiamo? Coglioni. Avevano questa professoressa in comune di inglese, Albisazza. Questa diceva Google, per farvi capire un po' il livello di inglese di questa ragazza, questa signora. Tutti dicevano, ma che cazzo è un sito nuovo, no? Google. A un certo punto io avevo preso, mi ero azzardato a prendere 5 in questo compito. Lui che prendeva sempre, lui sempre l'amato della famiglia, della scuola, tutto sempre il migliore. Lui è il top one. E prendeva 8, 9, 10, a volte mi ho detto una cosa. Noi abbiamo preso 10, si faceva pure il figo, no? Perché alla fine, se era l'inglese, al giorno d'oggi è da fighi. Arrivo là, io 5, Merrino mi fa così. Mi alzo l'addio di sedia, vado là, professoressa mi dica che c'è già la mia vita, para a merda. Che cosa vuole? Guardi, allora, Merrino, di tuo fratello non hai preso davvero niente. Sa, non è che perché abbiamo lo stesso cognome, siamo fratelli e abbiamo lo stesso sangue, sono per forza capaci come a lui, sa. La cosa è ben diversa. La scienza studia, va bene. Lasciamo stare sto disco. A un certo punto lei mi fa, Merrino, ma sai che fai quando torni a casa? Ti metti un pomeriggio in tuo fratello e ti fai spiegare tutte le cose in inglese. E io la dicevo, professoressa, ma non siamo la stessa cosa di mio fratello. È una cosa ben diversa. Lui è Marco, io sono Ciccio. Lui è grosso, io sono magro. Lui ha la barba, io non ce l'ho. Lui ha i capelli strani, io ho i capelli diversi. Lui ha i fan, io no. Lui è il fratello di... Io sono fratello di Marco. Sono stanco questo di qua, sono sempre paragonato a lui. Stop alle chiamate. Basta! E poi aspetta un secondo. Avevo una professoressa di matematica che se sbagliava si incazzava. Se tu sbagliavi ti incazzava. Io in classe. Merrino! Mi dica, non si sbagliano in classe. Ma sei malato, tu sei drogata. Questa qua intanto è entrata la prima volta che entra, c'era inverno totale.
entra, apre tutte le finestre, sta un po' pozza qua dentro. Allora, io sono là, ho detto il nome, e con me si deve stare zitti e non si deve fare questo, non si deve fare quello. Ok, a me mi odiava. E io avrei fatto aa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 
Bla 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 bla. Comunque, ok. A un certo punto avevo anche un professore di ascoltare educazione fisica. Mi fa, mentre correvo, Marino, vieni qua un secondo. Che scarpe sono queste? Erano l'Adidas, quelle in cui si usavano le scarpe un po' a stivaletto. Ah, sì, sì, sì. Mentre cosa non è niente, però sono prese ieri con la ginnastica. Va bene, in questo ne parliamo. Va bene. Non fai oggi ginnastica. Va bene. Entriamo in questo superiore. Allora, Marino, nota. Ho detto, ma di cosa? Nota per le scarpe. Allora, Merrino usa abbigliamento inadatto per l'educazione fisica. Poi entra lo stesso a dopo e fa, Merrino, ma ti sei cambiato? Io no, sono stato sempre così. Ah, perché poi c'è scritto che tu non sei adatto, però le tute, le cose, tutto, io con lo stesso non ne parliamo. Pure fra di loro capivano che ero dei gran coglioni. Pure fra di loro capivano che non dovevano essere là a lavorare, ma a casa a fare i coglioni. A tutte le 2000, i 2000, quelli che sei ancora a scuola, per favore ascoltate attentamente le mie parole. Mancate più che potete a scuola, fate un sacco di assenze perché non vi servirà a nulla. Io vedo gente che da qua a febbraio fa 10 assenze, cosa diciamo, no ragazzi, fatene già 20 al primo mese, è continuo a farne perché davvero ragazzi non serve a nulla a scuola. Io non so come dirlo perché tutte le mamme vi diranno, no ma non sei questo ragazzo, ragazzi, non sto scherzando, vi giuro su quanto amo la mia ragazza, la scuola non serve a nulla. Solo gli elementari che ti insegnano a parlare, a leggere, e poi fare tutto il resto, tutto tu puoi fare. Matematica non so niente, geografia non so niente. Incazzato. Ti insegnano il sentimento della rabbia. Esatto, mi insegno, che è una prescrizione, non dove è il sentimento della rabbia. Già mi basto io che sono incazzato nero. Ragazzi, veramente, ascoltatemi, non portate giustificazioni perché le butto in un cestino. La scuola che dovrebbe insegnarci a camminare, a me mi ha insegnato a cadere la scuola. Io sono insegnato a rialzarmi, io, per mano mia, gli amici miei, le cose, non la scuola non mi ha insegnato nulla. Tu sai che un giorno io ho preso una nota per avere la manica troppo lunga che mi copriva la mano e quindi non potevo scrivere. Cioè bastava togliersela e scrivere. Ma le facciamo al fascismo queste cose? Si chiamava mall'immagine questa professoressa. E mettilo Davide, non me ne fotto un cazzo! Il totalitarismo questo è. Sistema totalitario, se tu hai una nota, ti una nota. E dove l'hai imparata questa parola, Ciccio? A scuola, ma perché avevo una buona professoressa. Basta! Non studiate più! Non vi serve a nulla, vi scordate le cose. Devi impararle a memoria, come le poesie. Come le poesie? La scuola è una poesia. Poi vedete quelli là che vanno alla poesia. È interrogata, allora non si può dire un cazzo, però soltanto perché era una femmina, quindi prendevano promosse a prescindere. Allora, io avevo solo su questa amica qua, avevo. No, vabbè, non lo sai, cambiamo discorso. Allora, parlami della Vallimaci. Io una cosa che non sopportavo, facevano finta di ragionare. E poi non dicevano niente. Io se fossi un professore sarei un pezzo di merda. Un pezzo di merda. Visto perché. Sto scherzando. Io lo fanno per il un giorno il mio professore di psicologia molto ascoltate. Buono. Sì, ma senti. Io si chiamava Cavallaro, ragazzi, professore di. Fuori ce l'avevo. Grande, più grande professore del mondo. E ho chiesto quanto cioè ho sta curiosità, puoi togliermela, ma quanto è vero che i professori lo diventano per vendetta? E lui, mi ha detto più di quello che pensi. Cioè, all'asilo avete 40 anni a testa, dovete fare un ragionamento e dire ma io sono andato per vendetta o per lavoro? O comunque si comportano in quel modo per vendicarsi. Perché dico, ora sono io dalla parte del professore, tecca, merda. Fate schifo. Fate tutti schifo. A me se mi imbrogliavano, Ciccio, se vai a gonfiare i palloncini per i bambini autistici, gli diamo dei crediti. Che cos'è la mafia? Io ho fatto se fai questo, io ho questo. Ma perché io ho fatto di tutto. Ma io non l'ho fatto quello dei palloncini, io l'ho fatto. Mi ha abbassato a certi livelli. Io ho fatto tutto per i crediti, non me ne ero dato ancora. Lo so! Io ho venduto le mele per strada. Lo so! Ho volontariato, ho raccolto 10.000 tappi di plastica. Io lo so, vedi. I miei compagni hanno fatto chissà quante cose
quante cose, anzi davvero smisurate, che non veramente a volte non stavano manco a casa, per trovarsi quanto 10 crediti e io 15 che non ho fatto niente. Pure imbroglioni! Volevano che lavorassimo non pagati, quello è il lavoro. Voi insegnate la corruzione. Imbrogliare è la miglior cosa. Fare schifo è la miglior cosa. Vendetta, rabbia, disperazione. Voi insegnate le emozioni sbagliate. Fin da quando sono bambini. Una mente così genuina e voi la trasformate in diavolo. Hashtag vaffanculo scuola. Ragazzi, sono stanco perché sta scuola veramente non serve a nulla. Io anzi sono serio, non voglio dirvelo più. Per favore non andate più a scuola. Il diploma è soltanto un pezzo di carta che quando vai al lavoro non te lo chiedo nemmeno. Io lavoro, hai il diploma? Non me l'hanno mai chiesto questa domanda qua. È un pezzo di carta, strappadlo, io non ce l'ho ancora a scuola. Ah, e cosa bella! Quando ti diplomi devi pagare la bellezza di 12 euro per il diploma, quindi non solo i 5 anni non ci bastarono, no, devi pure pagare per il diploma. Capito? Sti pezzi di merda, e poi si lamentano che non hanno mai scuole per mai soldi per fare le cose. Pezzi di merda! C'è gente che non ha il diploma, ha il posto fisso in polizia, vigili del fuoco. E noi invece, costretti dai genitori bastardi ad andare in quella fogna di scuola per imparare. Zero! Non è ok questo è zero. Veramente, ascoltatemi, scuola merda, hashtag vattene a fanculo scuola, piacere che muori. Davvero, devi, come istituzione tu devi o cambiare o cadere. Grazie per avermi seguito e vaffanculo scuola, bastardi. Al prossimo episodio con Ciccio versus Mondo e Papere. Ringrazione. Sì, quanto da fare quelle cose che non faccio a casa, vai.